Ok, dovrei esserci anche su YouTube, credo. Giusto un minutino, scusate il ritardo davvero, ma i soliti problemi tecnici della tecnologia moderna. Siamo collegati da tre paesi diversi, quindi è sempre un po' problematico organizzarsi. Sabato mattina abbiamo fatto la prova, è andato tutto bene, oggi ovviamente c'è stato qualche problemuccio. Comunque. Bentornati, ben arrivati sul canale Frame per Second, seconda diretta. La prima è stata lunedì scorso con il bellissimo progetto di Strade Pulite. Abbiamo parlato con Damiano Marangoni, progetto di Varese. E stasera invece parleremo di Val Grande. Non poteva mancare ovviamente sul mio canale una diretta riguardante questa valle al quale sono molto affezionato. Chi mi segue già da tempo su YouTube lo sa. Chi invece non mi conosce ancora su questo canale pubblico video inerenti alle mie escursioni di trekking e outdoor, soprattutto in Val Grande, nelle valli Ossolane, ma anche altri piccoli video di volontariato anche qua nella zona di Borgo Manero dove abito, dove vivo. E quindi niente, questa sera andremo a parlare appunto di Val Grande, in particolare di un libro che sta per uscire in fase di pubblicazione, che si intitola Partigiani di Val Grande. Un libro scritto da Lino e Nico Tordini. È un libro da cui ho tinto molte informazioni per realizzare il documentario del rastrellamento del giugno del 44 sulla Val Grande, che trovate appunto sul mio canale YouTube. E tra poco vi presenterò Nico e Lino. Nico vedo che è già collegato, quindi tra poco lo facciamo entrare. Per Lino forse c'è ancora qualche problemino tecnico, ma lo aspettiamo nel corso della serata, eventualmente poi lo facciamo entrare in un secondo momento. Ok, direi che possiamo aggiungere Nico alla live. Eccolo qua, Nico, ben arrivato sul Ciao canale. Stefano, ciao. Buonasera. Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Che Dicevo prima, piacere. nella piccola introduzione, i soliti problemi della tecnologia moderna, no? Eh sì, purtroppo sì, purtroppo sì. Dai, l'importante è che almeno uno dei due c'è. Anche a causa o per fortuna di questo momento particolare che stiamo vivendo, ci siamo dispersi un po' in giro per il nord Italia, quindi abbiamo qualche problema di digital divide alla fine, sempre così. Esatto, io sono qua da Borgo Manero, Connessioni lente. tu invece da dove ci chiami? Adesso dalla provincia di Piacenza, dalla Valnure, che è un po', diciamo, dopo la Val Grande, la mia terza casa, se vogliamo. La terza casa. E sì. Anche questa terra di lotta partigiana. Ah, ecco. Bene, bene. E Sì, una allora dai, passione intanto. successiva un po'. Ecco, forse scusami se ogni tanto sembra che ti interrompo, ma forse c'è un pelo di ritardo e magari ti vado sopra con la voce, quindi scusate anche voi se ci seguite. Intanto saluto anche Daniela, la nipote di Gaetano Garzoli, Rolando, di cui ti ho parlato, no? Che non trovavo la foto, Certo, dopo ci torniamo su assolutamente. questo argomento. Sì. Ciao Ciao Daniela, ciao Giuse. Bene. Daniele, grazie per la foto, Stefano, perché Sì, poi dopo in ne. chiusura del libro, abbiamo fatto giusto a tempo a inserirla A inserirla. e mi sembrava Ecco. doveroso. Allora, Nico, io chiederei di presentarti brevemente chi sei, cosa fai nella vita, le tue passioni, non so, poi parleremo più nello specifico di questo libro. Ma io, diciamo, sono un artigiano della storia, nel senso che al di là di una laurea in economia con una tesi in ricerca storica, quindi abbastanza attinente a questi argomenti, mi occupo di tutt'altro, lavoro in un'azienda informatica, di consulenza informatica di Milano, ma ho sempre avuto la passione per la storia e per la Val Grande. Da diversi anni, ormai dai primi anni 2000, frequento la Val Grande, ho avuto modo poi anche di viverci di fatto perché ho affittato una casa a Cicogna, che è l'unico centro abitato, diciamo, all'interno dei confini del parco. E a questa passione, diciamo, per la montagna selvaggia, per la wilderness, come si suol dire, si è unita anche quella per la storia della Resistenza, che in realtà anni prima già avevo
avevo approfondito proprio qui nel Piacentino. Quindi queste due passioni si sono unite in una sorta di alchimia del tutto particolare e mi hanno spinto poi a ripercorrere in qualche modo i famosi sentieri partigiani della Val Grande. Tu Ok, invece bene, quindi qual è la anche tua per te, viaggiatura? come lo è stato per me, diciamo, la Val Grande è stata, mi sono avvicinato alla Val Grande grazie a una passione che è poi quella per l'escursionismo, per il trekking, e poi è nato il documentario video, mentre nel tuo caso, sempre da questa passione, è nato poi questo libro. Esatto. Ecco, adesso intanto vedo che forse tuo papà si sta connettendo, adesso aspettiamo ancora un attimino, poi lo facciamo entrare. Sì. Bene, Ok, ci fa piacere di esatto. avere ancora dei senior. Allora, vediamo un po' se Mi Lino vedete? ci sente. Eccoci, ci Lino, abbiamo sei in fatto. diretta? Ci Ecco. senti? Sono, va bene. Sì, sento, vi sento. Bene, Ok. benissimo. Voi mi vedete? Ti Sì? vediamo, c'è sempre il Bene. solito problemino che abbiamo avuto anche sabato a causa un po' della connessione che c'è nella tua zona, però l'audio mi sembra abbastanza buono. Adesso magari chiediamo anche un feedback da chi ci segue, se ti sentono bene, se ci sentono bene, e così proseguiamo. Intanto, Lino, come ho chiesto a Nico di presentarsi, chiederei di Va fare una bene. piccola presentazione anche per te. Io ho 76 anni, sono in pensione dal 2005, quindi sono 16 anni. E ho lavorato per 35 anni al Corriere della Sera, facendo diversi mestieri. Sono entrato come correttore di bozze. Poi sono diventato gestore di un sistema di assegnazione dei turni del personale, di elaborazione dei turni del personale. E poi sono diventato responsabile dei servizi generali. Con cui ho concluso, diciamo, la carriera interna dopo 35 anni. Dopodiché l'idea era quella di laurearmi perché non mi sono mai laureato. Perché se fate due conti, io sono nato nel 45, nel 68 avevo 23 anni e ho creduto credevo come molti che la laurea non servisse perché diciamo che l'università serviva per preparare la futura classe dirigente, per cui ho rinunciato, insomma, ecco. Mi sono illuso di poter cambiare il mondo come tanti in quegli anni, ovviamente non ci siamo riusciti, dopodiché sono rientrato nella normalità, ma ormai il tempo dell'università era trascorso, per cui ho rinunciato, però dopo l'idea quando sono andato in pensione era quella di laurearmi, cioè non avendo nessuna prospettiva sul momento, pensavo che di mettermi a studiare matematica che mi piace molto o anche storia. Poi niente. Ho scaricato qualche serie di lezioni dell'università su internet, ho provato a mettermi dentro e a studiare qualcosa, ma poi mi sono dedicato più alla lettura dei testi di matematica e di storia che ho pensato che ormai fosse inutile, insomma. C'è troppo ritardo, Sì, Stefano, mi sa che. aspettiamo un attimino che riprova un attimo a fasarci. Andiamo, Intanto andiamo avanti un attimo noi, Nico, se non ti andiamo. dispiace. Ok. Vabbè, comunque per Poi. concludere il discorso, sostanzialmente la sua laurea è stato un po' questo libro, mettiamola così. È stato un modo per lui per coronare questo sogno in qualche modo, un Ok. Ah, quindi alla po' fine ce l'ha fatta a laurearsi. non ufficiale,
No, laurearsi nel senso che ha scritto il libro con me, questo Ah, sì. ok, non avevo inteso. Bene, dai, comunque è una bella soddisfazione. Ecco, intanto partiamo un po' dal principio. L'idea di scrivere questo libro, il perché, come è nato tutto, appunto da questa passione per la lavagrana, anche perché ci hai abitato, eccetera, ma poi come si è sviluppata tutta questa situazione, questa idea. Beh, innanzitutto, diciamo, sono partito dalla mia tesi di laurea. Vedo Luca Fidanza che scrive anche lui un altro laureato con una tesi su questi argomenti. Lo salutiamo. Eccolo qua. Esatto, vedo che hai messo on screen il commento. Ho fatto questa tesi di laurea su questi argomenti con il prof Borruso. E a seguito della tesi, diciamo, la tesi già era venuto un semilavorato sicuramente molto interessante, abbiamo deciso ho deciso di coinvolgere mio padre, insomma, era disponibile a partire dalla tesi per poi fare un libro. Ci siamo resi conto che gli argomenti erano tanti, erano molto stimolanti, ma soprattutto ci siamo resi conto che c'era un enorme territorio figurato, in questo caso, da esplorare. Nel senso che c'erano veramente moltissime occasioni di fare ricerca storica su questi argomenti, argomenti che in qualche modo sono ormai considerati assodati e tramandati, diciamo, dalla storiografia tradizionale, ma ci siamo resi conto che tra le pieghe, diciamo, di questi avvenimenti si potevano aprire degli spazi molto interessanti di approfondimento e di ricerca storica. Siamo partiti da lì e piano piano abbiamo cominciato a fare questo lavoro che è durato, dico piano piano perché è durato più di 6 anni, i neri tagli di tempo, perché, vabbè, sì, Tordini Senior ovviamente ha più tempo in quanto pensionato, ma io, oltre ad avere un lavoro impegnativo, ho anche una famiglia impegnativa, perché ho due bambine piccole, quindi, insomma, nei ritagli di tempo, ho dovuto organizzarmi. E quindi in 6 anni siamo riusciti a realizzare questo lavoro. Cercando sostanzialmente di fare un'operazione molto semplice, apparentemente molto semplice, ovvero di raccogliere tutte le possibili fonti edite, inedite, pubblicate o meno, orali, registrate o dal vivo, considerando i purtroppo pochi partigiani ancora vivi. Esatto. Per cercare di raccogliere quanto più possibile rispetto a questi argomenti, confrontare tutte le fonti, per cercare poi di disegnare, diciamo, dare un quadro, generale, complessivo degli avvenimenti, quanto più possibile vicino al vero storico, che sappiamo bene che il vero storico è per definizione inavvicinabile, irraggiungibile, ma possiamo avvicinarci al vero storico, ed è un po' il lavoro che abbiamo provato a fare, senza alcun tipo di, come dire, finalità, così, senza necessariamente la volontà di ottenere dei colpi di teatro, o di controvertire in qualche modo l'andamento della storia. Questi eventi sono noti a tutti nella loro, diciamo, complessità, ed estensione. Quello che abbiamo provato a fare è andare magari a cercare più nei particolari, nella vita delle persone, negli intrecci spesso che si hanno tra le vite delle persone, dei protagonisti che hanno vissuto queste storie. È anche, soprattutto questo, un libro di storie di persone, non, come avranno modo di leggere i lettori. Esatto. Io adesso, scusa se ti interrompo, Nico, sto Vai. messo un attimo in sovrappressione la copertina di questo libro, perché per chi non conoscesse, non avesse ancora sentito parlare di questo libro, è un libro storico questo, quindi cerca di ricostruire i fatti da un punto di vista esterno, corretto? Cioè da un punto di vista più veritiero possibile di quello che è successo all'interno della Val Sì, Grande nel giugno del 44. non che i libri dei nostri mostri luminari e mostri sacri, come Chiovini, Ferrari, Valsesia, non avessero già ampiamente, come dire, descritto questi fatti, ci mancherebbe. Quello che abbiamo voluto provare a fare è, dopo 80 anni, quindi un po', come dire, anche con un po' di calma e di
lucidità forse che il tempo, no, ci consente, ci dà. Quello che abbiamo provato a fare è di cercare di dare un quadro di insieme, raccogliendo le voci di tutti i protagonisti che, come sappiamo, spesso hanno combattuto in zone apparentemente così vicine, magari distanti pochi chilometri in linea d'aria, ma che non avevano nulla a che fare gli uni con gli altri. Quindi l'idea era in qualche modo di tessere un po' una tela complessiva per consentire ai lettori, agli appassionati, anche ai parenti di chi ha combattuto in Val Grande, di avere un quadro generale dall'alto, diciamo, di tutti gli eventi, da tutti i punti di vista. In questo senso, sì, è un libro storico, sicuramente. Non vogliamo spaventare i lettori dicendo che è quasi 700 pagine. Però è anche, ripeto, è anche un libro cronachistico, quindi in qualche modo la cronaca aiuta il lettore a seguire un po' le vicende, perché vengono proprio sviluppate in modo molto cronologico, giorno per giorno, ma soprattutto è un libro anche di persone e di testimonianze. Noi l'abbiamo infarcito volutamente di testimonianze, abbiamo lasciato la parola ai protagonisti, non abbiamo fatto nient'altro che raccogliere le parole dei protagonisti, mettendole insieme, cucendole tra di loro, a volte cercando anche di risolvere delle contraddizioni che si sono venute a creare per ragioni molteplici. In primo luogo lo scorrere del tempo, sono passati tanti anni, la gente si dimentica, eventi tramandati male, ricordati male. Spesso ci si è messa anche il cinema, ci sono stati anche il famoso film sulla Repubblica dell'Ossola, che ha un po' riscritto con un linguaggio un po' diverso e forse un po' sintetico alcuni fatti. Allora abbiamo voluto semplicemente restituire, diciamo, a questi protagonisti il loro ruolo di protagonisti. Scusa il gioco di parole. Ci sta. Ecco, per questo libro, come hai detto te, giustamente avete cercato di dare la parola ai protagonisti, comunque sono in pochi, purtroppo quelli ancora in vita che hanno vissuto quegli eventi, ma ce ne sono ancora di persone che si ricordano di questi fatti. E io ho avuto la fortuna di attingere alla banca dati, chiamiamola così, dei video. Delle video interviste che hai realizzato insieme a Paolo De Toni, se correggimi se sbaglio, ad alcuni partigiani sopravvissuti. Ecco, Sì, a me. Dimmi, dimmi. Ok, no, vai, vai, t'ho interrotto. no, stavo dicendo, sentendo queste interviste per realizzare poi il documentario video, appunto, mi hanno colpito tantissimo perché queste persone si vede che ce l'hanno ancora negli occhi alcuni tragici eventi poi di queste giornate. E appunto volevo chiederti che cosa invece ti ha colpito di più sentendo da vicino i protagonisti, perché poi c'è una video intervista, ma poi immagino che al di fuori dell'intervista vi siete scambiati idee, opinioni, stili di vita di allora, tante altre informazioni che magari poi sono marginali, ma sono comunque interessanti. Senza nulla togliere al lavoro d'archivio che abbiamo fatto in tutti gli archivi storici, diciamo, collegati in qualche modo a questi eventi, sicuramente la cosa più interessante è stata poter parlare direttamente con i partigiani. Ho fatto, credo, tra le 20 e le 30 interviste, direttamente agli ultimi partigiani viventi, e alcune, molte, mi sono state date da Paolo De Toni, anche lui un ricercatore milanese, ma di Miazzina, di adozione, che già da qualche anno era partito a fare questo lavoro preziosissimo di raccolta delle testimonianze. Unendo i contributi di entrambi, abbiamo messo in piedi veramente un bell'archivio che adesso poi, tra l'altro, anticipo questa cosa, verrà donato all'ANPI nell'ambito di una raccolta di tutte le fonti video. Quindi tutte le interviste video effettuate ai partigiani. Le interviste sono la cosa più, ripeto, la cosa più bella che ho potuto fare, entrare in contatto con queste persone, alcuni purtroppo segnati dagli anni, dall'età. L'ultima intervista che ho fatto al partigiano di Don, che saluto i familiari se ci stanno guardando, addirittura è stata fatta. Il partigiano non ha parlato sostanzialmente, non era più in grado.
Quindi, però è stata l'occasione per parlare con i familiari, con i figli, per cercare di fare un lavoro in qualche modo di ricerca sui loro ricordi, i racconti che gli erano stati fatti nei decenni passati. Ho fatto incontri incredibili, memorabili con questi partigiani. Mi dispiace citarne qualcuno perché sembra di fare torto a qualcun altro. Sicuramente, diciamo, gli incontri più segnanti, così che mi hanno lasciato di più, sono stati con Carlo Rovelli, partigiano milanese che per 70 anni sostanzialmente non ha tramandato la sua storia e che ho incrociato quasi per sbaglio, facendo sostanzialmente un'operazione di telemarketing perché mi sono fatto dare dall'ANPI Milano l'elenco dei partigiani viventi e li ho chiamati uno per uno al telefono, prendendomi anche tanti telefoni in faccia, ovviamente. Carlo no, Carlo mi ha risposto subito, mi ha accolto, abbiamo fatto diverse interviste, 4-5, e mi ha raccontato molto della sua esperienza che, senza spoilerare il libro, nel senso che questa è una cosa ormai nota, è significativa perché lui è stato uno dei sopravvissuti dell'eccidio dell'Alpe Casarolo, tra l'altro uno degli ignoti, degli sconosciuti alla storiografia tradizionale perché non era noto che ci fosse, o meglio, in un documento ho letto di un partigiano milanese non identificato, ed era esattamente lui. Un altro incontro incredibile con Luigi Fumagalli Cinema di Gavirate, Un cinema personaggio. milanese, personaggio incredibile, un cantante, artista, un ciclista, a 90 anni ancora si faceva 20 km di bici, e lui ogni volta, più volte mi ha confermato che deve la sua sopravvivenza alla sua stazza fisica, veramente un macigno. Se cercate le foto anche nell'archivio della Casa Resistenza, vedrete veramente che ha un fisico incredibile, due gambe di mezzo metro di diametro. Era veramente un campione dal punto di vista fisico e questa cosa lo ha aiutato. Lui è stato uno dei, diciamo, subito dopo l'eccidio della Marona, lui si è trovato sulla vetta della Marona. E ha avuto un brutto incontro con dei tedeschi e si è salvato insieme a Nando Gueraldi, Nando El Pelà, cosiddetto El Pelà, si è salvato. Contestualizziamo magari un attimo questo evento, Nico, per chi magari non conoscesse ancora benissimo la cronologia di questi giorni di rastrellamento. Il rastrellamento della Val Grande è iniziato nel giugno del 1944, il 12 di giugno. E Esatto. poi, diciamo, le truppe nazifasciste hanno attaccato dapprima a Ponte Casletto, quindi appena sotto il paesino di Ciconia, l'abitato di Ciconia, che allora era un paesino comunque con parecchie persone. Al giorno d'oggi invece mi sembra che i residenti fissi sono 7, se non ricordo male, 7, 10 al Quando massimo. ci abitavo io erano 12. E poi comunque il rastrellamento è iniziato da lì e si è sviluppato nell'arco di una ventina di giorni fino ad accerchiare i partigiani che sono rimasti intrappolati un po' all'interno della valle. Ecco, questo fatto di cui stai parlando risale più o meno alla metà del rastrellamento, intorno al 17 di giugno, Sì, forse appena prima. qualche giorno dopo sì, l'inizio del rastrellamento, 15-16 giugno inizia, qui siamo, sì, credo 16-17 giugno, e in realtà si fa riferimento a un evento bellico che non riguarda il cuore geografico della Val Grande, che ricordo era sostanzialmente una zona presidiata dal battaglione Valdossola sotto il comando di Superti e di Mario Muneghina. In questo caso l'attacco al Pizzo Marona, che è una montagna storicamente molto importante dal punto di vista, diciamo, etnografico quasi per le zone del Verbano, dall'Ottocento era una meta di, diciamo, pellegrinaggio. Sulla Marona ci fu uno dei momenti più degli eccidi più terribili perché alcuni partigiani della Giovine Italia e della Cesare Battisti, ovvero delle due formazioni che insieme al Valdossola presidiavano l'area estesa della Val Grande, in questo caso queste due formazioni più piccole del battaglione Valdossola, si trovavano più nella zona della Val Intrasca, del Piancavallone, della Val Intrasca, della Val Cannobina. Dopo essersi dispersi, molti partigiani si rifugiarono proprio sulla vetta del monte. Con anche alcuni esempi di sacrifici eroici, tra cui anche, appunto, abbiamo citato prima Rolando, di cui abbiamo oggi La nipote, Daniela, la esatto. nipote, ciao, Sì. tra gli Sì. uditori.
quindi alcuni fatti eroici, ma purtroppo la Marona fu anche un po' una trappola, nel senso che i partigiani rifugiatisi sulla vetta furono circondati e furono trucidati. Molti di questi partigiani non furono più ritrovati. Oggi sulla vetta della Marona vi invito ad andare, nella cappelletta che è eretta sulla vetta c'è un'urna contenente delle ossa appartenenti ai partigiani che furono di fatto ritrovati nei paraggi della Marona. Molti partigiani non furono più ritrovati o Esatto. riconosciuti, quantomeno. Uno di questi, purtroppo, fu proprio quello di Gaetano Garzoli, Rolando. Rolando, esatto, sì. Il giorno dopo, diciamo questo fatto, chiudo su questa Sì. vicenda, Cinema, Hernán del Pelà e Romeo, che erano tre partigiani della Giovine Italia, si recarono sulla vetta della Marona per capire cosa fosse successo e lì, si addormentarono. Si addormentarono perché non mangiavano da giorni, erano stanchissimi, non dormivano da giorni, si addormentarono in un anfratto e furono sorpresi purtroppo da una pattuglia, tedesca, che cominciò a sparare su di loro. Purtroppo Romeo morì, sulla Marona e invece Gueraldi e Cinema riuscirono a salvarsi gettandosi letteralmente, solo chi è stato lì può capire di cosa stiamo parlando, gettandosi in un dirupo che dà sulla Val Marona, una strettissima valle molto impervia e molto ripida soprattutto. Si salvarono proprio gettandosi in questa valle, riportando alcune ferite, ma salvandosi la vita. Esatto. Per chi ha avuto modo di guardare il documentario che ho fatto, che trovate sul canale, c'è proprio un'intervista di Nando El Pelà che parla di questo fatto che ha appena citato Nico, che fa capire proprio un po' i pensieri che avevano in testa in quegli attimi così frenetici, così concitati. Ecco. Sono molto toccanti, molto interessanti anche questi racconti. Infatti a me ti dico, vi ringrazio tantissimo a te Paolo perché a livello video avere queste interviste ha aiutato tantissimo anche un po' il piacere di seguire questo documentario per non diventare una cosa troppo distante, quello che poteva essere troppo distante tra me, ragazzo di 32 anni del 2020. Al 1944, quando poi sono successi questi fatti. Con queste interviste avete proprio arricchito il documentario e avete arricchito poi il libro che avete scritto te e tuo papà. Magari riproverei un attimo a rifarlo entrare. Adesso Sì, vediamo se Lino ha risolto un prima. attimo i problemi. Sì, ok. Si è proprio tolto adesso, Ah, alla si è tolto fine. completamente. Aspettiamo un attimino, dai. Allora, parliamo un attimo, sempre di questo libro, ma a chi è rivolto questo libro? Abbiamo detto che è un libro molto lungo, quasi 700 pagine, è un libro storico che parla di contesti e fatti storici, però a chi può essere rivolto? Tra l'altro, ne approfitto per segnalarti che ci segue anche Luca Magri, un ragazzo di terza media, che alla tesina d'esame porterà questo argomento come argomento di storia. Fantastico, no? Bravo Luca, bravo Luca. Allora, E a parlaci un po', chi è rivolto il libro? Beh, una domanda complicata. Come diciamo tutti i ricercatori, secondo me il libro in primo luogo è rivolto a noi stessi, nel senso che è stato veramente la passione era talmente forte che in qualche modo era un'urgenza, quella di poter, vedere su carta il frutto delle nostre ricerche. Quindi non ci siamo, questo per dire che non ci siamo tanto posto il problema del nostro target, non abbiamo fatto un'operazione commerciale, mettiamola così. A posteriori posso dire che il libro può essere sicuramente interessante per un appassionato di storia delle vicende, di queste vicende, può essere interessante anche per dei semplici curiosi o appassionati, diciamo, di Val Grande, dal punto di vista, diciamo, escursionistico, naturalistico, perché il libro, è strettamente, diciamo, intimamente, come dire, integrato all'interno dell'ambiente naturale. Tutti gli eventi sono, contestualizzati proprio negli ambienti, nelle valli, negli alpeggi, oggi abbandonati. E abbiamo cercato di mantenere molto vivo, diciamo, il collegamento con l'elemento geografico. Poi mi auguro che sia anche un libro che possa appassionare i parenti dei protagonisti,
Ci metto tutti, ci metto ovviamente tutti i partigiani, ci metto le figure, diciamo, non direttamente coinvolte nella lotta partigiana, ma ci metto anche i fascisti, perché no? Perché anche, diciamo, i familiari di chi ha combattuto dall'altra parte, mettiamolo qui, dalla parte, e non ho timore a dirlo, ovviamente, dalla parte di chi ha torto, però ci può portare, come dire, dei contributi. Perché l'obiettivo un po' del libro era anche quello di risvegliare un po' di ricordi, di racconti, di testimonianze che magari in questi decenni sono state archiviate, diciamo, in qualche cassetto di famiglia. E questo devo dire che da quando siamo partiti con la campagna di crowdfunding, di cui non abbiamo ancora parlato, ma poi magari Ci diremo arriveremo, sì. qualcosa, già si sono fatti vivi due o tre, diciamo, conoscenti, parenti di partigiani. Non noti, almeno di cui non avevamo parlato nel libro, che ci hanno dato degli elementi per poter integrare in parte il racconto. E diciamo, la mia speranza, la mia ambizione è quella di, all'uscita del libro, che si risveglino tanti ricordi, tanti racconti e che questi possano essere in qualche modo anche dare origine a una, perché no, una seconda edizione, allargata, ampliata con ulteriori contributi. Mi ricollego appunto a questa cosa che hai appena detto perché anche per me è stato interessantissimo vedere come prima di pubblicare il documentario video ufficialmente poi su internet ho fatto tantissima fatica a recuperare alcune foto, alcune informazioni e poi una volta che ero online, piano piano la gente comunque è arrivata e mi ha detto guarda che ad esempio citavo prima l'esempio di Daniela, la nipote di Rolando, che mi ha detto Stefano, ho visto il tuo documentario quasi per caso su internet, guarda che se vuoi la foto di mio nonno ce l'ho, te la posso dare. E quindi poi piano piano si recuperano queste informazioni ed è bellissimo perché se ci pensi fai un piacere anche a loro per riportare in memoria Assolutamente. certi fatti e anche certi volti. Che poi è importante di queste persone. Quindi è una soddisfazione Assolutamente. doppia per me, ad esempio, che ho realizzato il documentario per passione, ma poi l'altra soddisfazione che ho ricevuto, che è quella più gratificante, forse è proprio quella delle persone quasi direttamente interessate che ti fanno i complimenti e ti danno poi informazioni aggiuntive. Ecco, penso che sarà lo stesso anche per voi. Assolutamente, aggiungo, mi collego a questo e chiudo dicendo che rispetto a chi può interessare questo libro, sicuramente a chi ha visto il documentario e chi si è appassionato attraverso il linguaggio del tuo documentario, che è veramente un ottimo lavoro, che ha consentito a tanti, magari non direttamente appassionati a queste vicende, di poterle conoscere con un linguaggio fresco, moderno, attuale. No, Amatoriale. amatoriale assolutamente no, perché il documentario ha assolutamente le caratteristiche del lavoro professionale, quale il regista è. Però no, devo dire, appunto, può essere, se vogliamo, il libro, il modo per approfondire. Ma a chi è piaciuto il documentario vuole approfondire, vuole andare un po' a indagare un po' più in profondità. Assolutamente. Ecco, l'altra domanda che volevo farti, vorrei fare anche a tuo papà, però adesso riproviamo ancora un altro tentativo, eh. Vediamo se ci sente Lino. Pronto? Niente, forse ancora. Pronto Lino? Aspettiamo ancora un attimino. Intanto te la faccio te la domanda. Allora, la domanda che volevo farti è quanti chilometri hai camminato in Val Grande? Se ti sei recato su alcuni posti, in alcuni punti particolari, al di là di quelli un po' più turistici, chiamiamoli così, come possono essere il Marona, lo Zeda, insomma, la parte della Valle Intrasca. Allora, innanzitutto in Val Grande si cammina sempre troppo poco, quindi troppi, troppi pochi chilometri, purtroppo. Vado a dire a mia moglie che ci sta ascoltando in questa chiamata che faccio fatica a portarla in Val Grande. Sì, no, ecco, facciamo un bel disclaimer. Prima di andare in Val Grande, pensateci due volte, no, nel senso, è sicuramente un luogo, al di là di quelli che sono i sentieri che il parco tiene puliti, ordinati, eccetera, che sono sentieri alla portata quasi di tutti, diciamo così,
La Val Grande in realtà è un luogo veramente incredibile, magico, per chi ha delle qualità, diciamo, di escursionista esperto o esplorativo e che vuole cimentarsi con camminate un po' più, diciamo, non per tutti, mettiamola così. Io avevo la fortuna di avere, diciamo, una certa esperienza su questo tipo di camminate, di trekking, che unita alla passione per la cartografia militare mi ha permesso di, grazie ad alcuni compagni che mi hanno accompagnato per diversi anni in queste scorribande, di poter girare sui sentieri, diciamo, su alcuni dei sentieri meno noti, diciamo, o comunque più inselvatichiti, mettiamo così, della Val Grande. Molti di questi sentieri sono stati sentieri utilizzati anche dai partigiani. Quindi, diciamo, insieme ad altri appassionati abbiamo ripercorso diversi luoghi dove si sono svolte le vicende. Purtroppo oggi non tutti questi luoghi sono raggiungibili, ripeto, da tutti. Accessibili. Io sono Assolutamente, stato anzi. all'Alpe Casarolo che hai citato prima, e Esatto, per arrivarci esatto. era agosto, quindi la vegetazione era veramente estesissima, però è stato abbastanza complicato, ti devi far strada un po' tra rovi ed erba alta, insomma è un sentiero, uno di quei Sì, sentieri dimenticati. Però ci sono assolutamente. altri posti molto raggiungibili anche, mi viene a dire, quasi da chiunque, come ad esempio Sì, la Bocchetta ci di sono. Campo, con 3 ore più o meno, un po' di fatica, qualche tratto leggermente esposto, però ci arrivi ed è un posto Sì, incredibile, no? la Val Pogallo, si può tranquillamente arrivare a Pogallo, che è un posto che consigliamo perché è veramente magico ed è stato uno dei centri, diciamo, delle vicende della lotta di liberazione. Fino a Pian di Boit, come dire, un percorso assolutamente praticabile da Fattibile. chiunque, sì, assolutamente. La traversata classica, diciamo, est-ovest. Premosello, Colloro, diciamo, Malesco, è un altro percorso molto faticoso che richiede un pernottamento, almeno un pernottamento, ma è un percorso ben segnato. Anche questo alla portata, diciamo, quasi di tutti, diciamo, almeno a tutti coloro che sono ben organizzati per un trekking di 2 giorni. E qual è il posto che hai fatto più fatica, diciamo, a raggiungere, che hai voluto raggiungere poi per raccontare meglio nel libro di questi fatti? Bah, diciamo, in realtà, per essere onesto, la parte esplorativa è stata fatta per esigenze anagrafiche, cioè per questioni anagrafiche. Le mie escursioni in Val Grande sono antecedenti alla nascita delle mie figlie, perché poi purtroppo il tempo si è ridotto Comandano loro. enormemente. Quindi in realtà, diciamo, le mie scorribande in Val Grande sono antecedenti alla stesura del libro, ma propedeutiche, e io ho potuto fare esperienze. No, diciamo che recentemente una cosa che ho proprio sentito l'esigenza di fare, è stata quella di soffermarmi su una zona che, diciamo, non ha a che vedere strettamente con il rastrellamento, in parte sì, ma non, un evento che non ha a che vedere con il rastrellamento, ma con le vicende della Repubblica dell'Ossola, in particolare con la fine della Repubblica dell'Ossola, il contro, diciamo, il rastrellamento, il contrattacco nazifascista che rioccupò Domodossola e le valli limitrofe. E in particolare sto parlando dell'eccidio alla Galleria di Finero del 12 ottobre del 44, dove morì, il colonnello Moneta, il tenente colonnello Moneta, con Didio. Lì ho fatto veramente un lavoro, devo dire, molto capillare di ricerca, perché mi sono reso conto che i racconti erano molto contraddittori dei partigiani presenti. E quindi ho voluto indagare in modo veramente analitico e scientifico su quella vicenda e mi sono recato personalmente a fare un sopralluogo tecnico, diciamo, alla galleria, sul costone sopra la galleria. Abbiamo ritrovato dei bossoli di mitragliatrice Breda, Ma probabilmente dai. Breda 35, quindi abbiamo, come dire, individuato la zona da cui sparavano i fascisti e i tedeschi. I fascisti anche, perché in realtà la storiografia parlava solo di tedeschi, ma in realtà appunto il ritrovamento di questi bossoli certificherebbe la presenza anche di fascisti, da cui hanno sparato proprio alla colonna di macchine, erano due o tre macchine, anche qui i racconti differiscono un po', e alla colonna di partigiani della Val d'Ossola, del Val d'Ossola e della Val Toce che seguiva. E quindi lì è stato un sopralluogo un po' particolare, un po', appunto un po' tecnico, con metal detector. Con i racconti in mano, e un sopralluogo che mi è stato possibile, grazie proprio ai figli di due partigiani presenti, che sono la figlia Laura Ceretti, la figlia di
del partigiano Ceretti che era presente ed è sopravvissuto all'agguato di Finero, e al figlio, purtroppo deceduto proprio l'anno scorso, Gianluigi Moneta, figlio del colonnello Moneta. Grazie a loro due e ai loro racconti e testimonianze che mi hanno fornito, siamo riusciti a ricostruire, a fare veramente in modo molto, molto, molto preciso quello che successe quel giorno. Bene, e quindi diciamo il libro tratta anche di, oltre che il rastrellamento della Val Grande, anche di fatti avvenuti in Ossola. Era poi l'altra domanda che volevo farti. Sì, non si può non parlare dell'Ossola. Mi verrebbe da dire quasi non si può non parlare della resistenza italiana, perché davvero, prima ho parlato di intreccio e non era una figura retorica. Leggendo il libro, leggendo i racconti dei protagonisti, ci si rende conto di come i protagonisti della guerra, della lotta di liberazione in Val Grande, in Ossola, sono stati tra i protagonisti della nuova Italia repubblicana. Oltre a citare i più famosi, Terracini, Gisella Florianini, ci sono stati tanti partigiani che in realtà hanno dato il loro contributo, magari a livello più locale, anche successivamente alla guerra, proprio nella costruzione della nuova Italia. Tenete conto inoltre che la Val d'Ossola e la Val Grande erano bacino, diciamo, principale di esilio, mettiamola così, non so che termine usare, per i partigiani gappisti, quindi partigiani di città, mettiamola così, principalmente di Milano e delle zone limitrofe, quindi la provincia di Varese, del Gallaratese, eccetera, che bruciatisi nei loro territori, diciamo, urbani o periurbani, dovevano scappare e andare in montagna. Moltissimi partigiani di Milano, di Samarate Verghera, sono un luogo assolutamente fondamentale, che ha dato un contributo fondamentale alla guerra, alla lotta in Val Grande, di Varese, del Gallaratese, dell'Interland di Milano, ma anche di Bologna, di Bergamo, hanno fornito il loro contributo e i loro partigiani proprio al territorio della Val Grande dell'Ossola. Quindi sì, ci siamo necessariamente dovuti allargare anche queste altre zone, quindi parliamo anche di Milano, della guerra dei gappisti milanesi, ma anche appunto dell'Ossola, che è stato un momento veramente fondamentale. Ricordiamo la Repubblica dell'Ossola, uno Tra dei. l'altro, io questo fatto della Repubblica dell'Ossola non la conoscevo minimamente, l'ho poi conosciuta grazie al film 40 giorni di libertà, che ho trovato su YouTube facendo poi le mie ricerche per il documentario video. Ed è un film comunque che in maniera anche un po' così non troppo approfondita ti fa capire un po' cosa è successo in quei 40 giorni. L'ho trovato interessante comunque, quindi No, mi è piaciuto. assolutamente. Poi è stato fatto, adesso non ricordo, ma parecchio vecchio quel film, anni Sì, sì, 70 sì. forse. E mi ricordo che parlava proprio anche di superti e di alcune figure che avevo incontrato nelle ricerche per la Val Grande, le ho ritrovate poi lì e quindi ho detto, ah, adesso so chi sei, so chi era questa persona. Mi ricordo che c'era la figura anche di Albe Steiner, un'altra figura incredibile, no? Del design italiano Sì, nel tanti, dopoguerra. tanti intrecci. Era esatto, tanti intrecci. Era il responsabile della comunicazione del Valdossola, è colui che ha disegnato il logo del battaglione Valdossola e poi divenne uno dei più grandi designer italiani. Caspita. Adesso c'è a Milano la fondazione Albe Elika Steiner che si occupa proprio di questo. Quindi per dire, tanti protagonisti di quei fatti, ma che poi sono stati protagonisti anche del dopoguerra. Veri protagonisti, ecco, della rinascita, diciamo, dell'Italia del dopoguerra. Infatti mi sentirei di consigliarlo anche a chi ci segue, dopo aver letto il libro e visto il documentario video, di guardare anche questo film, 40 giorni di libertà. Credo lo si trovi su internet abbastanza facilmente, molto interessante. Sì. Ok, vediamo un attimo se riusciamo a parlare ancora con Lino, facciamo un altro Speriamo. tentativo, se no poi le senti dal papà Nico. Mi dispiace molto per questi problemi tecnici, ma questo è veramente il Mi problema. sentite? Sì, adesso Lino, sì. mi Ti sentite? sentiamo. Ho tolto la camera. Sì, pronto? Mi sentite?
Ti sentiamo, forse c'è Pronto? ancora qualche Mi secondo sentite? di discrepanza, quindi aspetta, magari quando senti la nostra voce, aspetta un attimino e poi parla. Sì, posso parlare? Vai. Pronto? Mi sentite? Io ho sentito quasi tutto, ho perso la prima parte, quindi non so quello che abbia raccontato Nico nella prima parte. Questo C'è fischio tremendo che sento. un fischio lì, ecco. C'è un Pronto? Bassen. Ecco. Devi, se hai un. C'è una risonanza. Sì, no, se hai delle casse attive, devi abbassare il volume. Devi usare solo Aspetta, forse le è l'altro telefono. Ecco, mi sentite adesso? Sì, ti sentiamo. Ho tolto. Benissimo. Quindi ho perso la Allora, ti prima parte. posso assicurare Io che Nico ha volevo detto raccontare un po' che la genesi di questo libro. c'è sempre questo ritardo. Vai, vai Lino, parla Ecco, mi te. sentite adesso? Pronto? 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 Stiamo sentendo? Vado. Allora, volevo fare un po' la genesi di questo libro, perché inizialmente il libro è nato come un tentativo di ricostruire. Mi sentite o no? Sì. Di ricostruire il rastrellamento giorno per giorno. Diciamo, la nostra intenzione era quello di restringere il campo al rastrellamento e di concluderla lì. Poi, man mano, diciamo che questo libro ci è cresciuto in mano, cioè in corso d'opera, è lievitato, nel senso che continuavamo a trovare riferimenti a situazioni esterne alla Val Grande. Faccio degli esempi. Muneghina e Superti si sono incontrati dopo l'insurrezione di Villadossola, perché Muneghina ha fatto un'azione scapestrata in tre, ha sparato contro una colonna di tedeschi e poi cioè, contro l'avanguardia di una colonna di tedeschi, veramente non si era accorto che dietro la macchina che era all'avanguardia e che era piena di, in cui erano tre ufficiali, dietro veniva una colonna. Per cui ha fatto questa azione, ha ammazzato due tedeschi, ma ovviamente poi è dovuto scappare. A Domodossola, Roberti gli ha consigliato di andare in Val Grande e Muneghina è arrivato a Premosello, a Colloro, e lì ha conosciuto Superti. Quindi l'insurrezione di Villadossola, per esempio, ha avuto una parte anche Oreste Filopanti, Emilio Colombo, che giocherà. Che è una figura, diciamo, che rimane abbastanza defilata nella vicenda ossolana, ma che poi durante la Repubblica dell'Ossola assunse un ruolo molto importante, perché divenne addirittura responsabile del servizio di polizia della Repubblica dell'Ossola. E quindi tutti questi riferimenti ci portavano a dover interessarci, a dover uscire dall'ambito della Val Grande, sia come luogo che come tempo. Quindi abbiamo cominciato a indagare anche il prima e il dopo del rastrellamento. Un altro Ecco, Lino, esempio, quello che dicevi tu. Sì. quando l'attagliamento a febbraio del 44 attaccò Villa Ompio. Pronto. Cosa è successo? Niente, c'era sempre questo problema di C'è ritardo un del ritardo di telefono. 5-6 secondi, per cui è veramente, veramente complicato. Sì, comunque diciamo che stava esattamente dicendo
quello che dicevamo prima, quindi, come dire, partendo dal nucleo diciamo del racconto di queste vicende, poi ci siamo necessariamente dovuti allargare, quindi anche alla vicenda dell'Ossola, che poi fu assolutamente una vicenda paradigmatica, no? Una delle prime repubbliche, libere repubbliche partigiane, con degli esempi, diciamo, di proto-democrazia, che poi avranno probabilmente anche un loro peso nell'Assemblea Costituente degli anni successivi. Molti dei protagonisti della Repubblica dell'Ossola poi diventeranno deputati senatori. Figure importanti. Ecco, allora Nico, parliamo un attimo del crowdfunding e della pubblicazione di questo libro. Nel frattempo invito a tutti coloro che hanno delle domande, anche delle curiosità in merito al libro, in merito anche alla Val Grande in generale, di scriverle nei commenti, così negli ultimi minuti di questa chiamata, che siamo già quasi all'oretta, quindi direi ancora una decina di minuti, possiamo rispondere un po' velocemente a raffica a tutte le domande. Intanto parliamo di come è nata la pubblicazione di questo libro. Crowdfunding, dici? Esatto. Allora sì, il libro, diciamo, ecco, forse una parola va spesa sulla parte più editoriale. Devo dire che non è stato facile trovare un editore disponibile a stampare un libro di storia di 700 pagine. Ci abbiamo messo tanto tempo e quindi devo dire grazie innanzitutto alla casa editrice Alberti di Verbania, una casa editrice storica fondata da Carlo Alberti, partigiano della Valtoce, anche lui adesso, diciamo, retta dalla figlia Raffaella, che ha creduto in questo lavoro, però un lavoro che chiaramente per dimensioni presenta dei costi di stampa, di produzione non indifferenti. E quindi, diciamo, per cercare di dare la spinta e consentire la pubblicazione, abbiamo fatto partire una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Produzioni dal Basso, che consentendo, diciamo, ai sostenitori che volessero preacquistare una copia e quindi in qualche modo darci un po' una spinta alla pubblicazione, ecco, consentisse loro di acquistare una copia appunto a un prezzo agevolato. La campagna è andata molto bene, oltre veramente le nostre aspettative, tant'è vero che abbiamo dovuto anche aumentare il budget, diciamo, perché poi queste piattaforme di crowdfunding prevedono la definizione di un budget. E quindi sì, grazie a questa campagna e grazie all'intervento dell'editore riusciremo finalmente a uscire per fine aprile, come ci eravamo posto come obiettivo. La campagna è ancora attiva fino al 31 marzo su Produzioni dal Basso. Adesso non so se poi dopo possiamo... C'è il link comunque nella descrizione di questo video. E adesso mi chiedevano nella chat se verrà salvata questa diretta, verrà salvata allo stesso link che vedete adesso sul canale YouTube, rimarrà, diciamo, per sempre, quindi sarà anche guardabile in un secondo momento. E nella descrizione ci sono tutti i link, tra i quali anche quello di questa campagna di crowdfunding. Sì, esatto. Il prezzo è di 25 euro più 5. Il prezzo, allora, il libro uscirà in libreria a 39 euro, è diviso in due volumi per rendere un po' più fruibile, diciamo, la lettura, perché 700 pagine diventano un po' pesanti da leggere. quindi abbiamo diviso in due volumi. Il primo volume, che è il più cospicuo, circa 470 pagine, tratta del rastrellamento, e il secondo volume invece si occupa della, diciamo, del seguito del rastrellamento, quindi della vicenda un po' triste, viene anche da dire, tra Muneghina e Superti, la Repubblica dell'Ossola, Finero, e poi anche qualche colpo di coda, parliamo anche della Volante Rossa, di un episodio, di una vicenda abbastanza milanocentrica, che però vide protagonisti alcuni dei partigiani che combatterono in Val Grande. Anzi, l'unico, pensate questo caso, l'unica persona appartenente alla Volante Rossa, quindi a un gruppo, diciamo, post-partigiano, che operò negli anni successivi alla liberazione, l'unica persona che fece del carcere a seguito delle vicende della Volante Rossa fu Trinchieri, il Marco, un partigiano della Cesare Battista. Quindi ci sono anche lì alcuni rivoli che poi vanno a finire dopo la guerra. E questo è il secondo volume.
il costo in libreria di 39 euro, il costo per chi preacquista la copia in crowdfunding è di 25 euro più 5 euro di spese di spedizione. Fino al 31 di marzo, dicevi? Sì, okay, fino al 31 di marzo. Dopo il 31 di marzo abbiamo l'indicazione di far continuare la campagna, ma al prezzo di 30 euro. Però 30 euro più le spese di spedizione diventa 35 euro, quindi diciamo il risparmio per chi preacquista la copia a quel punto diventa ridotto rispetto ad andarselo a comprare in libreria, diciamo. Quindi il mio invito è sfruttate l'occasione fino al 31 marzo, poi potrete comprarlo anche dopo. Benissimo. Intanto ti segnalo questa domanda di Claudio Scevallarda, sì, che anche lui è un ragazzo che non ho ancora conosciuto in persona, ma lo seguo su YouTube, va a recensire un po' i sentieri della Val Grande in maniera anche molto... la sua foto profilo è tutto un programma. Sì, esatto. E ci chiede, oltre agli episodi più famosi sulla resistenza in Val Grande, ce n'è uno meno conosciuto che ci consigliate di scoprire? Meno conosciuto, ma comunque molto significativo, se si può poi dare un'importanza più o meno significativa a tutti questi eventi, perché alla fine ricoprono tutta un'importanza elevata, però quale ti sentiresti di consigliare? È veramente una domanda, cioè pescarne uno dal mazzo è difficilissimo, poi anche mi viene difficile parlare di quelli più conosciuti e meno conosciuti. Così su due piedi, Claudio... Se posso... Vai, Stefano, aiutami tu, dai. No, se potevo un attimo aiutarti, a me ha colpito molto, soprattutto dai racconti di Carlo Rovelli, di cui tu hai fatto il nome prima, l'episodio dell'imboscata dell'Alpe Portaiola, quindi siamo proprio nel cuore della Val Grande, e lì Carlo racconta questo episodio nella... breve stralcio di intervista che ho messo sul documentario, in una maniera molto sentita, molto quasi agitata, è molto interessante come... Sì, è vero, l'Alpe Portaiola, che in realtà è, Claudio probabilmente la conoscerà molto bene, perché in realtà è un alpeggio facilmente raggiungibile, diciamo, perché risiede sul percorso più famoso della Val Grande, l'Alta Val Grande, quindi la traversata con l'Oro Malesco. Quindi apparentemente un alpeggio noto e non così significativo, in realtà fu proprio teatro di uno degli scontri più terribili, a seguito del quale diciamo si disperse completamente il gruppo di partigiani che seguiva Superti, ma fu doppiamente curioso perché in quel punto, a seguito di una forte nebbia che sostanzialmente fece in modo che i partigiani si avvicinassero troppo all'Alpe, che in realtà era presidiata da un forte gruppo di tedeschi, nel momento in cui si alzò questa nebbia, i partigiani furono presi di mira e subirono veramente gravissime perdite. In quel momento la cosa curiosa è che Carlo Rovelli e il suo piccolo gruppo di partigiani, che si era da qualche giorno disperso in Val Grande per cercare la salvezza, incrociò il folto gruppo invece di Superti, costituito da circa, in quel punto probabilmente erano ancora 40-50 partigiani, li incrociò proprio sotto l'Alpe Portaiola, e quindi in quel momento furono entrambi i gruppi, diciamo, furono oggetto del fuoco tedesco. Sì. Quindi questo è un argomento da approfondire, se vuoi Claudio, ce ne saranno tanti altri sicuramente nel libro, molto più dettagliati, ma è interessante che appunto ci si arriva abbastanza facilmente, è una traversata comunque la più conosciuta, quindi escursionisti esperti, almeno penso sia segnalato per escursionisti esperti, ma comunque ci si arriva tranquillamente. Mi aggancio al discorso di sentieri, Claudio ci chiede qual è il sentiero più semplice per arrivare al Pizzo Morone di cui abbiamo parlato prima. Qua mi sentirei di consigliare forse il sentiero che sale dalla strada Cadorna, dello Zeda, e poi taglia. È un pochino più lungo, però forse un pochino più facile, anche se sia da un lato che dall'altro ci sono dei tratti un pochino esposti, quindi se non si ha tanta dimestichezza con questi sentieri, forse è meglio farsi accompagnare da una guida. So che il Parco della Val Grande è comunque... tantissime guide molto valide che possono accompagnare le persone anche tra l'altro questo. Ci tengo a sottolineare che alcune di queste guide sono amici e sono comunque conoscenti, che tra l'altro ringrazio nel libro, perché
sono proprio alcuni di quegli appassionati che poi hanno fatto carriera, diciamo, e hanno, adesso possono vantarsi, fregiarsi di questo ruolo di guardia ufficiale del parco, con i quali io ho condiviso tanti anni fa le mie prime escursioni. Quindi assolutamente, lo dico per tutti coloro che non conoscono la zona, affidatevi alle guide del parco, che sono persone veramente professionali, molto esperte, e che vi possono far godere di queste escursioni senza rischiare inutili rischi. Esatto, e poi magari dopo aver letto il libro, almeno per me è stato così, dopo aver conosciuto la storia della Val Grande dal punto di vista della resistenza, quando ci vado adesso ho degli occhi completamente nuovi, la guardo sotto un altro aspetto. Prima mi interessava tantissimo il paesaggio, l'orografia, un po' anche cercare le vette in lontananza, cercare di riconoscerle, cosa che tuttora ho questa passione, ma comunque conoscendo la storia, quando vai in alcuni posti capisci che devi un attimo portare forse più rispetto anche dentro di te per questi posti, queste persone. Quindi è molto suggestiva la cosa, secondo me. E ricolleghiamoci per finire, se ci sono poi altre domande, ecco, quelle un pochino più specifiche come quella di Luigi, inviterei magari ad approfondirla magari acquistando il libro, perché sennò ci dilunghiamo veramente tanto su alcuni aspetti più intricati un po' della... Volevo salutare Luigi, che è un amico che proprio a seguito della campagna di crowdfunding ci ha contattato e ci ha dato delle informazioni molto utili su un partigiano proprio del gruppo Superti, proprio a valle dei fatti della Portaiola. Quindi, ciao Luigi, poi su questo fatto specifico penso che tu ti riferisca alla famosa vicenda di Taras, ne parleremo magari in un altro contesto. Ok, ecco, per andare in conclusione, Nico, volevo chiederti due cose un pochino più personali sul rapporto che hai tu con la Val Grande. Tu hai detto che hai vissuto per qualche anno a Cicogna e adesso... Forse l'ultima volta ci sei tornato in occasione della proiezione del mio documentario, quando poi ci siamo conosciuti di persona, magari anche no, l'ultima volta ci sono tornato accompagnando il figlio di Carlo Rovelli e qualche suo amico, diciamo, in pellegrinaggio. Ah, bello, bella cosa. È stato ecco, appunto, molto, di Cicogna, cosa ti manca? Cicogna, innanzitutto saluto tutti gli amici, gli abitanti di Cicogna, se ci stanno guardando. Ai quali sono rimasto veramente molto, molto affezionato. Cicogna è un luogo veramente epico per certi versi, perché è davvero abbarbicato come un nido di cicogna, come la leggenda racconta. È un paese in linea d'aria molto vicino, diciamo, alla civiltà, a Verbania, ma in realtà è molto lontano, perché è veramente cullato dalle vette della Val Grande. È un paese abitato da pochi coraggiosi che meritano tutto il nostro rispetto. Qualcuno anche sta provando ancora a portare avanti delle iniziative economiche veramente incredibili per gli sforzi che richiedono, quindi sia dal punto di vista ricettivo, bed and breakfast, agricampeggi, alberghi diffusi. L'ostello è un altro esempio, sia dal punto di vista della produzione casearia, nel caso dell'agriturismo cortomerina. Io ho avuto ho preso prima in affitto una casa da una signora Boldini, che ci affittò una casa storica di Cicogna per un anno e mi raccontò proprio lei era una bambina quando ci fu il rastrellamento e si ricordò perfettamente dei tedeschi dei fascisti che arrivarono a Cicogna. I fascisti, lei disse, ma tanti me lo confermarono, si comportarono molto peggio dei tedeschi, entrarono nelle case a rubare, devastare, e ricorda perfettamente di questi scarponi che pestarono la sua bambola. Dopo un anno in quella casa siamo stati altri 5 anni in un'altra casa che per ironia della sorte era molto vicina all'infermeria partigiana di Maria Peron, una piccola casa, non è visibile, non è facilmente visibile, tra l'altro è anche privata, quindi sì, diciamo, per chi sa dov'è può andarla a vedere. Una piccola casa all'estremità nord, diciamo, di Cicogna, dove mi è stato raccontato, non ho le prove, ma mi è stato raccontato da più persone che lì ci fosse una infermeria
tenuta da Maria Peron. Maria Peron, che è una delle figure storiche poi del, sì, del restauramento italiano. Delle figure emblematiche. Importanti. Sì, sì, sì. E devo dire che a Cicogna ci ho lasciato il cuore, poi ripeto, per questioni un po' anagrafiche, un po' familiari, purtroppo abbiamo dovuto lasciare quel luogo perché richiedeva, diciamo, una serie di adattamenti familiari che con bambini piccoli non erano così semplici, e quindi abbiamo dovuto lasciare Cicogna, ma ovviamente è rimasta nel cuore, ci torneremo, e anzi spero proprio che, passata questa terribile pandemia, si possa fare una presentazione fisica del libro al Circolo di Cicogna. Gliel'ho promesso. Sarebbe bellissimo, sarebbe bellissimo. Sì. Federico, gliel'ho promesso, mi piacerebbe molto poterlo fare lì. Dai, io verrò sicuramente a sentirti allora, se si riuscirà a fare. Ecco. Me lo auguro, magari faremo anche una proiezione congiunta, magari non di tutti i 10 episodi, per poi diventare un po'... No, per carità, se 3 ore ti dice da... Poi ci si butta giù dai burroni di Cicogna. No, ecco. Ok, Nico, ascolta, l'ultima domanda che volevo farti, sì, poi magari se hai qualche ringraziamento, li puoi fare, mi spiace tantissimo... Per tuo papà, per Lino, che non siamo riusciti a sentire come avrei voluto, perché appunto io te ti conoscevo già, ma lui aveva un pochino più di curiosità perché non l'ho mai conosciuto, poi non ci ho mai chiacchierato. Cerchiamo di farlo venire a una di queste presentazioni, dai, così. Lì non ci sarà nessun problema tecnico, parlerà dal video. La domanda che volevo farti è questa: adesso le tue figlie quanti anni hanno? Sono piccole, non vanno a scuola? 3,5 e 6,5, sì. Sei e mezzo, diciamo tra 10-12 anni tua figlia ti dice: papà, voglio andare in Val Grande. Ma in realtà mia figlia, la più grande, da quando aveva un anno ha cominciato a camminare sui sentieri dal Val Grande, legata con un guinzaglio pettorale, ma lei ha già cominciato a camminare in Val Grande. Se ti dice voglio andarci da sola o con un'amica, la lascia andare? Ma sì, questa fama di terra pericolosa. Ma no, basta leggere prima i comunicati del parco, se non ci sono divieti di transito sui sentieri, perché no? Si comincia con delle camminate semplici, l'anello di Pogallo, il famoso anello Cicogna, Alpe Pra, Pogallo e ritorno, è una camminata splendida e facile, adatta a tutti, quindi sì, vero. Ma io l'accompagnerò probabilmente. Ah, ecco. Non per controllare. Un'occasione per andarci insieme. Sì, no, perché il richiamo è troppo forte, ovviamente. Sì. Bene, bene. E cosa ti senti di dire a tua figlia se un domani vorrà leggere questo libro? Cosa, ma da papà, diciamo, cosa gli vuoi lasciare oltre al libro? Io, quello, ogni volta che mi trovo a rileggere parti di questo libro, mi dico sempre che, come dire, le generazioni, poi ovviamente mi sbaglio, non voglio fare il vecchio bacchettone, anche se i capelli bianchi appunto parlano un po' della mia età, ma sicuramente la cosa che mi sento di dire è che leggetevi che cosa ha fatto quella generazione. Leggete a che cosa si sono spinti, cosa hanno dovuto provare, che privazioni, che sacrifici, che scelte. Le scelte non comode, ricordiamocelo, che è vero che la scelta, no? C'è anche un libro, un noto libro proprio che parla di questi eventi, che si chiama proprio La scelta. La scelta che hanno dovuto compiere questi ragazzi di 18-19 anni, ricordiamoci che avevano 18-19 anni, il 70-80% dei partigiani erano delle classi 25-26, quindi erano giovanissimi. Hanno fatto una scelta che era una scelta scomoda, perché era molto, molto più comodo starsene a casa, arruolarsi con la GNR, prendersi la loro paga mensile dalla GNR e non dover vivere in clandestinità. Questi ragazzi hanno fatto delle scelte veramente incredibili, e quindi se un giorno mia figlia me lo dovesse chiedere, io le dirò: leggiti cosa hanno fatto i tuoi antenati, solo 80 anni fa, 90 anni fa, il livello di privazione a cui sono andato incontro, e lo hanno fatto per un ideale, sicuramente anche per motivazioni personali, di comodo, tutto quello che voglio. Non è questo che ci, come dire, non sono le eccezioni che fanno la storia, ma è la ricerca di questo ideale che li ha animati e che li ha spinti a fare questa scelta, che ci deve veramente illuminare. E a maggior ragione, veramente lo dico, più, forse più di qualsiasi altro luogo in Italia, questa scelta fatta in Val Grande
vale doppio, perché una scelta, scelte di questo genere, sacrifici di quel tipo in Val Grande, per chi conosce quei luoghi, risultano veramente incredibilmente, come dire, più ampi, più grandi, più pesanti rispetto ad altri casi, che poi nulla, ovviamente senza nulla togliere ad altri fatti, ad altri eventi della guerra di liberazione, ma gli eventi in Val Grande, come dire, hanno un qualcosa in più, una gravità in più, ed è questa gravità è data, se vogliamo, proprio dal contesto ambientale e naturale, che è davvero un contesto unico, sì. unico. Bene, Nico, allora siamo arrivati alla conclusione, non vedo altre domande particolari, vedo un commento di Cristina che saluto, e ciao, dice Cristina, ciao. Lavora appunto per il Parco Val Grande, ho visto che era presente anche Massimo Bocci, il presidente, prima l'ho visto, che ci seguiva. Diciamo anche il presidente. Cristina dice organizzeremo senz'altro una serata di presentazione a Cicogna, quindi dai, speriamo che si possa realmente fare. Senz'altro. E si possa andare appunto liberamente a camminare per la Val Grande. Niente, se volevi fare qualche ultima precisazione, ringraziamento, poi chiudiamo la chiacchierata. Mi ha fatto molto piacere, ringrazio te innanzitutto, sia per il lavoro incredibile che hai fatto per i documentari e poi per questi, come dire, per questa tua capacità di gestire eventi live, di divulgazione. È il secondo evento che faccio, quindi non è che grandi esperienze. Però... adesso non so come è andato l'altro, ma questa, a parte i problemi tecnici, è andato molto bene. No, devo guarda, i ringraziamenti, è una pagina del libro di ringraziamenti, quindi sarebbero tantissime. Ovviamente devo ringraziare mio padre, che mi ha aiutato tantissimo nella redazione, anzi, ha avuto un ruolo di protagonista. Noi ci siamo divisi il lavoro, sostanzialmente. Lui ovviamente... Perché scriveva proprio a computer le parole. Diciamo che lui, avendo più tempo di me, faceva i lavori più pedanti, più lunghi, quindi anche di scrittura vera e propria. Io mi sono dedicato di più al lavoro di ricerca, di analisi, di editing, di rilettura, di comparazione. Ho fatto le interviste ai partigiani, quindi diciamo ho fatto tutte quelle attività che potevano essere svolte più nei ritagli di tempo della mia agenda. Lui invece ha fatto proprio il lavoro grosso, il lavoro sporco da manovale, e quindi assolutamente ringraziamento va in primis a lui. Dobbiamo ringraziare poi ovviamente tutti i partigiani che abbiamo intervistato, senza quelle interviste, molte delle quali inedite, fatte per la prima volta, questo libro non avrebbe avuto, come dire, quel quid per potersi in qualche modo distinguere, secondo noi, nella storiografia di questi fatti. È proprio attraverso testimonianze inedite che, secondo me, possiamo portare un contributo, diciamo, aggiuntivo alla storiografia della guerra di liberazione in Val Grande. Quindi tutti i partigiani e le loro famiglie, perché stiamo parlando comunque di persone di 90, 92, 95 anni, yeah. Quindi senza i loro familiari non avremmo potuto contattarli. Non cito tutti gli amici che ci hanno supportato, tu per primo, Paolo De Toni, tutto il Parco Val Grande, in particolare Cristina Movalli, tutte le AMPI, l'AMPI Verbania in primis con Flavio Maglio che saluto, Paterazzi, se ci guarda, salutiamo, non so se ci sta guardando, ma lo salutiamo. Mario Marchesini dell'AMPI Samarate, come dicevo prima, Samarate piccolo centro, ma veramente ha pagato un tributo enorme nella guerra di liberazione in Val Grande. L'AMPI Niguarda con Angelo Longhi, che ci ha sostenuto tanto ed era l'AMPI di riferimento di Carlo Rovelli, quindi ci ha accompagnato in tutti questi anni. Abbiamo fatto anche un evento tanti anni fa con Carlo Rovelli vivo, tra l'altro credo che si trovi su YouTube, in cui abbiamo parlato, diciamo, di queste vicende. Lì non c'era ancora il libro, c'era forse un embrione, e c'era Carlo vivo, che mi ricordo arrivò in sedia a rotelle e con la bombola dell'ossigeno venne nei locali dell'AMPI Niguarda per seguire la presentazione. L'ho visto questo evento, sì, è su YouTube. Se volete approfondire la figura di Carlo, ecco, anziché magari andare sul documentario, cercate Carlo Rovelli su YouTube, trovate forse anche questo evento di cui parlava Nico, molto interessante. Sì, sì. E comunque per gli altri ringraziamenti, spero che siano sufficienti. Sì, poi c'è tutta la pagina da leggere. Sulla pagina del libro, ecco, sì. Perché poi il rischio è che diventi qualcuno, insomma, mi dispiacerebbe. Non lo si fa apposta, sicuramente, ecco.
Allora, io ovviamente ti ringrazio, ti saluto, saluto tuo papà che grazie ci sta a te, seguendo Stefano. a parte. Ricordo a tutti che sul canale rimarrà salvata questa diretta, è già salvata la diretta che ho fatto lunedì scorso con il progetto Strade Pulite di Varese. Sono praticamente i volontari che puliscono le strade dalla sporcizia ed è molto interessante. Si può diventare volontari per un giorno, quindi vi invito anche a farne parte se vorrete. E state sintonizzati sul canale. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi. C'è il pulsantino con scritto iscriviti. Dovete solo cliccare lì, così mi supportate e rimanete sintonizzati anche per lunedì prossimo, comunque la settimana prossima, per una prossima diretta. Adesso sono in contatto con altre due persone molto interessanti, che sempre che bazzicano per l'ossa, però vediamo se riusciamo a organizzare tutto come si deve e portare anche loro su questo grande palcoscenico del mio canale YouTube. Va bene, vi ringrazio. Intanto qua scorrono i complimenti, i commenti di grazie, ringraziamenti. Grazie a tutti davvero. Ci rivediamo a Cicogna, Nico, per la presentazione. Assolutamente. Dai, speriamo le dita. Speriamo di riuscire a superare queste zone rosse e vederci a Cicogna. Di nuovo, grazie. Ciao grazie a tutti, buona serata. Ciao, ciao.